No, come non parla? Sì, ci sentiamo dopo. Devo andare a lavorare adesso. Comporti bene. Ciao. Paloma, cosa ti è successo? Niente, Pupino. Per il fatto di ieri, il CD di Jonathan. Allora, Paloma, ti sei fissato? Per due CD di Bob Dylan stai facendo questa strage. Se avessi trovato nella macchina 2 grammi di cocaina, che cosa avresti fatto? Ti saresti ucciso? È diverso, in quel caso non avrebbe tradito la mia fiducia. Paolo, tu sei da ricoverare, ma ti senti quello che dici? Sì, hai ragione, Pupino, chiaramente non lo penso. E questa storia non mi sta facendo ragionare. Perché tu quando mai hai ragionato nella tua vita? Mi domando dove ho sbagliato, in che cosa ho sbagliato. Quando ero piccolo gli cantavo le canzoni di Pooh. Se vedi la stanza è tutta tappezzata con i poster dei Pooh. Dove avrò sbagliato? Paolo, sono questioni di gusti, soltanto gusti. Non è questione di gusti, non è neanche questione di passioni, è una vera e propria fede. È come se due genitori cristiani avrebbero un ragazzo, un figlio musulmano, o in due versi. Viceversa. Sì, vabbè, quella roba lì. No, non posso assistere a questo tradimento senza fare nulla. Poi si tratta di mio figlio. Eh già, pensa se fossimo nel Medioevo, l'avresti fatto bruciare come se avesse commesso un atto sacro. Bell'idea. Ma che cosa, vuoi bruciare tuo figlio? Ma sei Paolo, ma sei scemo? Così forse gli farei smettere di ascoltare quelle canzoni, però non ameranno di certi Pooh. Tu ti accontenteresti di un figlio che senti Pooh senza amarli? Vedo che ti ho fatto riflettere. Però c'è una cosa che non mi è chiara, che mi dovresti ripetere. Che cosa? È rimasta, smettila. Non ho mica tutte le rotelle a posto quello là. Bob Dylan, te lo rimando! Pupino! È successa una cosa bruttissima! Che succede? Ha fatto a botte con Jonathan. Ti capisco. Avresti dovuto vederlo. Pam, mi ha tirato i pugni e pam! Calcio dritto negli stinchi. Ma non ti capisco. Ma cos'è tutto questo entusiasmo? Beh, sono contento di vedere mio figlio che si sa difendere. Allora così era con la faccia prima? Sono senza soldi, ho dovuto dare 400 euro a Brad. Perché? Aveva scommesso su suo fratello. Se si la prova direi anche che non è mio figlio. Perché? Scusa, avete fatto il test del DNA? Ah, basta con questi test! Già Geller ci fa una testa tanta con i suoi test! Adesso devo far soffrire anche mio figlio per questi test! Allora quale sarebbe la tua certezza che tuo figlio? Ma Pupino, pensaci! Parli con me vita! Ah già, come non ho fatto a pensarci! Ah, ma ci metto poco ad annullare tutto questo, eh! Adesso torno a casa e ne dico 4! Lo scomunico! Paolo, ma che cos'è un cardinale che lo scomunichi? Piano con gli insulti, è vero che ha tradito la fiducia mia e quella di Pooh, ma adesso fino a chiamarlo cardinale... Aspetta! Oh, mi è venuta l'idea! Vado subito a casa! È il figlio. Tutto a posto con Jonathan! Che cosa gli hai fatto? Gli hai fatto sgrassare il camper con la lingua o gli hai fatto lavare i denti? No, non c'è stato bisogno di nessuno di questi, sai? Sì, ci dico, trovato sotto il letto, l'aveva rubato al secchione della casa per 100 euro. Ah, mio figlio, per ridargli. E poi si è fatto le copie delle copertine e adesso le usa per le sue vendite. Le sue vendite? Eh sì, il suo commercio pirata di CD musicali. Con quelle copertine può girare a scuola con i CD di Pooh senza aver nessun sospetto. Mio figlio. Ah, è un vero e proprio genio. Eh sì, e io che credevo avesse tradito i Pooh, invece è un vero e proprio genio. Quando ho visto i CD ho perso la ragione, mi chiedevo dove avessi sbagliato. Ah, è forte mio figlio. Trovavo un sacco di risposte e chissà dove le cercavo. È vero, chissà proprio dove le cercavi. No, il problema non era quello, quali risposte cercavo, ma dove le cercavo, quando le avevo davanti agli occhi. Molte volte cercavo delle spiegazioni, chissà dove, quando invece, molto spesso. Caro Luca, la risposta, amico mio, era soffia nel vento. E a me non si facevano gli denti. Allora, facciamo un test anche oggi? Sì.
Oh, faccio un bel testo, non fa mai male. Ok, un'utilità, facciamo finta che noi stiamo in esame. Tu fai la professoressa e io l'alunno, ok? Ok, vai. Caro Paolo, ora vieni a fare il test con noi. Bella tua sorella, batti il 5, mescia. Facciamo sto test, che non andiamo a giocare a PlayStation. Mi sa che a te serve un poco di sport. Ah, sì. No, ci penserò di fare un po' sport. Sì, ma con la macchina...